Un artigiano alla guida di Forza Italia a Partinico, tanto quanto basta per creare uno strappo interno al gruppo consiliare del Movimento Democratico. L'elezione per l'acclamazione di Vito D'Amico di sabato scorso a coordinatore dei Berlusconiani a Partinico ha creato un caso politico all'interno del Consiglio Comunale. In pratica, i suoi due colleghi del gruppo Movimento Democratico, Giuseppe Barbici e Gioacchino Albiolo, lo hanno scaricato. Fino a quando non avverrà un chiarimento all'interno del gruppo, proprio per l'importante ruolo assunto dall'amico Vito, affermano Barbici e Albiolo, da oggi lui parla in nome per conto della rinata Forza Italia e non certo in nome del movimento. Un chiaro segnale di spaccatura, nonostante D'Amico, subito dopo la sua elezione al leader cittadino dei forzisti, aveva chiarito. C'è stato in un intervento, è stato detto questo: momentaneamente non si va a ricostituire gruppo consiliare all'interno del Consiglio Comunale, questa sarà una fase successiva, io l'avevo detto già antecedente. C'è stato qualcuno che nel suo intervento ha lasciato intendere questo, ma momentaneamente il gruppo rimane per come la costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia verrà successivamente. Da vedere quali saranno ora le conseguenze di questo strappo tutto interno alla maggioranza del sindaco Salvo Lo Biondo e che ha tutto il sapore di essere venuto alla ribalta solo ora, ma che pare avere radici ben più lontane. Molte acredini tra D'Amico e il suo gruppo sono rimaste, sin dalle sue dimissioni, quasi forzate, dalla carica di assessore in seno alla giunta di Lo Biondo 2 anni fa, attaccato ferocemente perché il figlio lavorava come operaio stagionale alla distilleria Bertolino, intravedendo quindi un suo possibile conflitto di interessi dal momento che guidava il ramo delle attività produttive con compiti anche di controllo nei confronti dell'industria partinicese, fu costretto a lasciare l'incarico. Recentemente si era anche dimesso da componente della seconda commissione consiliare e nei giorni scorsi è stato rieletto nel tentativo di ricucire l'ennesimo strappo interno alla maggioranza. Il neocoordinatore azzurro, affiancato dal commissario regionale ed ex sottosegretario Gianfranco Miccichè e dai deputati regionali Riccardo Savona e Vincenzo Figuccia, per arrivare al parlamentare europeo Salvo Pogliese, ha voluto voltare pagina. È mancata la politica negli ultimi decenni e credo che questo possa essere un momento in cui si risveglia un pochettino la politica a Partinico, i partiti si risvegliano, si ritorna a fare politica vera, politica seria, nell'interesse di un paese che ne ha tanto di bisogno.